È da tempo che volevo dirla al mondo. Adesso è il momento di cambiare. Vorrei che mamma non fosse più vittima nel silenzio. È da tempo che volevo dirla al mondo. Adesso è il momento di cambiare. Vorrei che mamma non fosse più vittima nel silenzio. È da tempo che volevo dirla al mondo. Adesso è il momento di cambiare. Vorrei che mamma non fosse più vittima nel silenzio. Vorrei che tutti capissero quanto soffre, quanto le sue mani siano fragili e quanto la sua mente sia condizionata dal dolore. Lei ci protegge nonostante tutto, non si arrende e continua la sua vita come se quel mostro non esistesse affatto. Il mostro la viene a trovare spesso e si presenta diverso ogni volta, per tormentarla, per colpirla di nascosto, senza preavviso.
L'abbiamo vista soffrire nei giorni in cui si alza già stanca, quando respira a fatica, quando le si legge sul volto il vuoto, lo sgomento per aver perduto un pensiero, un ricordo. Il mostro la tormenta, anche nel sonno, le toglie i sogni. Vorrei che tutti potessero capire ed aiutarla a non soffrire così tanto. Per il futuro vorrei che il mostro non venisse più a trovarla, che lei fosse felice insieme a me, a mia sorella e al nostro papà. Questo è ciò che desidero più di ogni altra cosa. Grazie mamma, ti voglio bene.